Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Siamo con Andrea Yu e a questo punto Yu, dopo tanto tempo ci risentiamo per presentare Loser, un nuovo fumetto, ma soprattutto da quel giorno come sei cambiato? Perché sono passati già 3 anni da quando ci siamo incontrati. Beh, sono cambiate tante cose, comunque anche Nippon Shock Edizioni è nata e produce comunque la rivista mensile e tra l'altro io e con mia moglie stiamo traducendo proprio per Nippon Shock e Salda Press diversi manga. Quello su cui siamo più contenti è certamente questo, che è Losers, che è un manga in 3 volumi che racconta di come è nato Lupin III nella mente del maestro Monkey Punch. E nel primo volume c'è addirittura lui che arriva a Tokyo, che era comunque del nord del Giappone, e riceve la prima offerta, poi comincia a inventare Lupin, poi riesce ad avere successo. E questa è una cosa veramente molto bella, perché siamo stati i primi a prendere questo manga in tutto il mondo. Cioè, oltre all'edizione giapponese siamo stati noi i primi, e addirittura dopo 1 anno e mezzo, 2, è uscito anche in Spagna. E questa è una cosa veramente bella, perché sicuramente anche loro avranno letto il manga in italiano e avranno trovato interessante. Piuttosto, tu vedo che qui hai qualcosa di particolare, direi leggendario. Mi si sente? Sì. Allora, questo è un numero veramente molto speciale, perché nel 1994... Maestro Monkey Punch è arrivato in Italia per la prima volta ed è stato ospite comunque della Star Comics, per cui ha realizzato un manga inedito anche per i giapponesi e continua a essere inedito di alcune pagine di Lupin. Questo è stato veramente un episodio unico, perché comunque lui non aveva mai realizzato un manga apposito. E con la sua venuta in Italia ha raccontato proprio di Lupin per un furto a Lucca, e in quel giorno in cui è arrivato comunque in Italia abbiamo sistemato una mostra con i Kappa Boys, con cui avevamo anche realizzato un articolo, il primo articolo. No, perché io e mia moglie avevamo già fatto degli articoli su Lupin, ma il primo comunque a colori su una rivista a diffusione nazionale, con tutte le novità che c'erano all'epoca su Lupin. E i tempi sono cambiati, ci sono tante cose di più, però in ogni caso il personaggio di Lupin vive ancora. A questo punto noi la domanda lacrimuccia negli occhi te la facciamo: che cosa ti manca oggi, dopo tanto tempo che non c'è più il maestro di Monkey Punch? Il maestro è stato veramente molto vicino a noi, siamo stati bene, abbiamo avuto io e mia moglie dei ricordi bellissimi. È stato un autore stupendo, è veramente una persona unica. E invece a questo punto domanda un po' più, non è cattiva, ma inteso, Lupin a questo punto deve vivere come lui pensava di una vita propria, oppure bisogna vivere nel passato e lasciare che rimanga soltanto quella storia e basta?
No, assolutamente no, perché Lupin non è mai stato nella mente del maestro un qualcosa che si chiude e finisce lì. Lupin è un personaggio immaginario, ma nello stesso tempo ha una sua vita propria. A dispetto di tanti personaggi che vivono, che so, per esempio Asterix o Topolino, eccetera, eccetera, il personaggio di Lupin era fatto apposta dal maestro per vivere nel tempo. Infatti uno dei desideri del maestro è che adesso, caso strano, sta avvenendo e sta succedendo, come lui aveva già previsto un quarto di secolo fa, è che il personaggio di Lupin diventi un personaggio vero e proprio, realistico, tridimensionale, al computer. Lui e tutti gli altri personaggi della banda. E quindi il maestro ci sta arrivando. Anche se adesso non c'è più, sta arrivando la sua idea. Ci sarà un giorno in cui le voci saranno ricreate, il suo personaggio sarà un personaggio vero e proprio in carne ed ossa, ma in animazione. E nelle animazioni noi abbiamo conosciuto diversi personaggi che hanno doppiato in italiano, da Del Giudice a Onofri, e poi l'ultimo che è subentrato, il nuovo, ma che si assomiglia un po' a Del Giudice. Secondo te qual è stato, tra i vari voci, che rappresentava un po' più il Lupin tra Onofri e Del Giudice? Allora, io ho conosciuto Roberto Del Giudice, anche lui una persona veramente molto disponibile, all'inizio degli anni 90. È stato lui, è stata la voce di Lupin più simile, cioè, allora torno un attimo indietro, la voce giapponese di Lupin è di Yamada. Yasuo Yamada ha rappresentato con la sua voce particolare Lupin, ed è stato un caso più unico che raro. In Giappone è famoso proprio per essere stata la voce di Lupin, per quanto non è nato prima l'uovo e poi la gallina, ma al contrario, cioè Yamada era già popolare con la sua voce, quindi il fatto che lui avesse dato la voce a Lupin è stato per i media, per la TV giapponese, qualcosa di enormemente grande. Una persona così famosa, con quella voce così caratteristica, ecco che diventa la voce di Lupin III, di un manga famosissimo in Giappone. Quindi lui ha dato le caratteristiche che sono molto personali. Da lì Roberto Del Giudice ha tramutato tutta quella verve, tutta quella simpatia che era di Yamada, l'ha tramutata in italiano e ci è riuscito benissimo. Onofri, così come il nuovo doppiatore giapponese che è subentrato in mancanza di Yamada, perché è morto di tumore nel 95, all'inizio si sono legati a questo modo di recitare che avevano Yamada e che aveva Roberto Del Giudice. Però Onofri, così come il doppiatore comunque giapponese, Kurita, sono diventati molto più personali, hanno raggiunto una loro maturità, e nonostante tutto, se noi facciamo caso agli anni, loro hanno doppiato Lupin per più di questi personaggi, hanno lavorato per più anni rispetto a Roberto Del Giudice e a Yamada. Quindi chi è il vero doppiatore? Il vero doppiatore non esiste, sono tutti, come dire, tutti lavorano per Lupin. Però nello stesso tempo la cosa bella è che loro sono partiti, sia Roberto Del Giudice che Yamada, sono partiti con quella voce, e ancora Onofri e il Kurita mantengono un po' quella voce, ma nello stesso tempo sono dei nuovi Lupin. A questo punto noi ci saluti i finali, ricordando di comprare prodotti e entrare nello store del Nippon Shock Edizioni, e troverete comunque Losers. Per ogni volume di Losers in omaggio faccio un disegno di Lupin o di qualunque altro della banda. Cuore di campione pieno di energie, gli Sporticino Game ci porta in una nuova dimensione, con passione e coraggio siamo pronti a brillare. Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare l'onore.
Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata.